Usciamo da 2 anni di pandemia, con una piccola e fugace parvenza di normalità. Stiamo affrontando una guerra che potrebbe evolversi in un conflitto mondiale, ovviamente, corna facente. E dobbiamo anche preoccuparci della possibilità che ci venga strappata questa normalità che stiamo combattendo per ottenere. Infatti, come tutti sappiamo, da un po' di tempo, un po' di settimane, sta girando su tutti i telegiornali la notizia di numerosi casi di vaiolo delle scimmie. Ora la domanda che ci sorge spontanea a me, a Simone e penso anche a tutti voi, stiamo per andare incontro a una nuova pandemia 2.0? Ma effettivamente che cos'è il vaiolo? Innanzitutto dobbiamo dire che è stata la prima malattia completamente eradicata grazie ad una vaccinazione di massa. Quindi, dal punto di vista epidemiologico, il vaiolo delle scimmie è molto simile a quello umano e recentemente c'è stata la diffusione di diversi casi in tutta Europa e anche nel mondo. Infatti possiamo contare i casi in Italia, in Germania, in Inghilterra, in America. E la cosa che preoccupa appunto i virologi e l'OMS, quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è che questa possa diventare endemica in tutta Europa. Di norma il vaiolo delle scimmie è una malattia che è diffusa solamente in alcune zone dell'Africa, ma che appunto con la globalizzazione sta arrivando anche in Europa e in tutto il resto del mondo. La problematica è che prima era solamente diffusa fra le scimmie, quindi non vi era il crossover fra specie animale e specie umana, mentre proprio in questi ultimi casi si è vista questa possibilità di infezione da parte dell'uomo. Ma effettivamente come si può contrarre la malattia? La malattia può essere contratta o tramite secrezioni salivari, tramite fluidi corporei e anche per trasmissione sessuale. Normalmente il vaiolo delle scimmie è molto simile a quello umano che noi abbiamo già sradicato, come detto in precedenza, e infatti si è anche scoperto che chi è ancora vaccinato dal vaiolo, quindi i nostri genitori praticamente, sono ancora coperti dalla protezione del vaccino. Facciamo prima però un passo indietro andando a spiegare esattamente che cos'è. Allora, il vaiolo è una malattia infettiva proveniente appunto dal virus variola, di cui fanno parte anche altri virus come quello bovino, il virus vaccino e il virus delle scimmie. Similmente agli altri virus, ovviamente anche il virus del vaiolo, purtroppo anche come il Covid, viene trasmesso attraverso fluidi corporei, contatto tra le persone e, ovviamente, come detto anche precedentemente, attraverso oggetti contaminati. Il periodo di incubazione varia dai 7 fino ai 17 giorni e i sintomi sono molteplici, come febbre, tosse, mal di gola, Diarrea. vomito, stanchezza, diarrea. Come il Covid. Dopo questa prima fase, che di solito dura all'incirca un paio di giorni, entriamo proprio nel cuore della malattia, ovvero abbiamo le prime manifestazioni cutanee che sono proprio tipiche del vaiolo. Inizialmente c'è la comparsa di alcune macchioline rosse e questo è un periodo molto particolare perché è quello più infettivo. Dopodiché queste macchioline rosse si evolveranno in vere e proprie pustole, quindi avranno anche la presenza di pus e che si possono facilmente infettare. Dopodiché si trasformeranno in croste che si staccheranno dalla pelle andando a lasciarvi molte cicatrici. Quindi, come ha detto anche già prima Simone, le manifestazioni cliniche del vaiolo umano è molto simile a quello del vaiolo delle scimmie. Solamente che, come dichiara stesso l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi l'OMS, il vaiolo delle scimmie ha una mortalità molto più bassa, infatti stiamo all'incirca sul 3-6%, mentre quello umano aveva una mortalità molto più alta, il 30%, ed è infatti stata una delle malattie più mortali che ha appunto segnato la storia dell'umanità. Ma adesso però parliamo di come è stato scoperto per la prima volta il vaccino. Allora, il primo medico a appunto effettuare la prima immunizzazione era inglese, si chiamava Edward Jenner, che scoprì casualmente che le mungitrici che prendevano il vaiolo bovino avevano, diciamo, sintomi molto più lievi rispetto a quella umana. E in aggiunta non contraevano il vaiolo del tipo umano. Quindi questo fu una scoperta molto importante, un'intuizione che effettivamente ha cambiato per sempre le nostre vite, il mondo. Perché che cosa fece? A questo punto sviluppò un siero estratto dalle pustole del vaiolo vaccino e lo inoculò
a un bambino di 8 anni. Questo bambino, esposto al vaiolo umano, non si ammalò. E a questo punto la prima immunizzazione della storia era conclusa. Dopo quasi due secoli, nel 1967, l'OMS creò la prima campagna mondiale di vaccinazione contro il vaiolo. Quindi questa consisteva in due fasi. La prima fase era appunto quella di propagandistica, quindi doveva almeno coprire l'80% della popolazione, mentre la seconda fase era contenitiva, ovvero nel caso in cui un malato avesse dovuto manifestare i sintomi del vaiolo, veniva messo in isolamento e tutti i suoi contatti stretti venivano vaccinati contro il vaiolo. Questo portò a una graduale scomparsa del virus. Infatti basti pensare che l'ultimo caso spontaneo di vaiolo umano risale nella Somalia del 1977 e dopo ben 3 anni l'OMS ha dichiarato completamente eradicato il virus del vaiolo umano. Dai tempi di Edward Jenner, il principio alla base del vaccino non è molto cambiato nel tempo. Infatti ha sempre, diciamo, origine bovina e la protezione che riesce a dare alle persone vaccinate era di circa il 95%. L'inoculazione del vaccino avveniva ovviamente sotto pelle e diciamo che alla persona vaccinata circa un paio di giorni dopo la vaccinazione la pelle iniziava ad arrossarsi, usciva questa pustola che automaticamente dopo qualche giorno cadeva e quindi praticamente lasciava questa cicatrice che poi è appunto il segno distintivo di quella campagna di vaccinazione. Ovviamente man mano che si andava avanti con la scomparsa della malattia, l'obbligo del vaccino è stato sospeso in quasi tutti i paesi occidentali. Infatti in Italia la fine dell'obbligo del vaccino antivaiolo risale al 1981. Dobbiamo comunque dire che, essendo che molte persone che all'epoca erano vaccinate sono ancora tuttora in vita, probabilmente sono coperte anche dalla mutazione del vaiolo delle scimmie. Inoltre si deve dire che nonostante l'Italia abbia sospeso da quasi ben 40 anni la somministrazione del vaccino antivaioloso, abbiamo ancora attualmente 5 milioni di scorte che con opportuna diluizione possono soddisfare il fabbisogno di 25 milioni di dosi. E anche oggi ragazzi abbiamo concluso il video, spero ovviamente che questo video vi sia piaciuto, soprattutto sia stato utile e informativo. Vi invito ovviamente a cliccare sulla nostra pagina Instagram, pagina Facebook, trovate tutti i link qui in descrizione. Ovviamente ragazzi, senza che ve lo dico, iscrivetevi al canale e che c***o iscrivetevi e lasciate anche un bel mi piace. E ci vediamo ragazzi al prossimo video.